Buona domenica sera a tutti i nostri telespettatori, ben trovati per una nuova pagina dedicata all'informazione. Nei giorni scorsi abbiamo parlato della mensa della Caritas di Pistoia, sempre aperta anche la settimana di Ferragosto. C'è un altro servizio che non è mai andato in vacanza ed è altrettanto importante, lo sportello psicologico attivato dal 2020. Quando si pensa alla povertà si pensa subito all'esigenza di un tetto sulla testa e di un pasto sulla tavola, ma c'è bisogno anche di molto altro, e per questo uno dei servizi attivati non da molto da Caritas è quello psicologico. Perché? Avere il pasto sulla tavola sicuramente è importante, ma ancor di più è sentirsi dignitosamente al centro della vita pubblica, della vita sociale, e appunto dalla pandemia in poi questo è stata la vera sfida, perché il compito di Caritas è essenzialmente mettere al centro le persone con la loro dignità, i loro diritti, quindi lo sportello è nato proprio dalla voglia di restituire dignità e forza a coloro che ce la facevano meno. Dal 2020 ad oggi abbiamo accolto diverse persone in un progetto che noi definiamo ponte verso quelli che sono i servizi del territorio, perché noi non vogliamo assolutamente sostituirci al servizio pubblico, ma essere facilitatori di un percorso che molto spesso è vittima di stigma e le persone hanno paura a vivere, ad affrontare per se stesse. Il servizio psicologico, così come il servizio medico, fisioterapico, che sono sportelli di ascolto di secondo livello, sono stati attivati proprio per dare un supporto in più, un aiuto in più alle persone che erano più in difficoltà. Quante sono le persone che si sono affacciate a questo sportello? In tutto abbiamo accolto dal 2020 ad oggi una quarantina di persone in questo tipo di percorso. Parlo dello sportello psicologico, per quello medico-fisioterapico altrettanto. Ricordo con piacere la collaborazione con il pronto soccorso dell'ospedale San Jacopo, con i medici di famiglia che non ci hanno mai fatto mancare la loro disponibilità e la loro collaborazione. Andiamo in montagna, a Bardalone, al Palapertini. In questi giorni c'è stato, e c'è anche stasera, l'ultima serata del Toscana Django Festival con TVL, che è anche partner di questa iniziativa. Sentiamo come è andato ieri sera. È andata in archivio anche la terza serata del Toscana Django Festival con la musica del musicista Nico Gori insieme al gruppo Young Lions. Nato a Firenze, Gori si è esibito in tanti paesi del mondo, divenendo uno degli esponenti di punta della musica jazz in Italia. Io sono un grande appassionato del jazz americano, ma sono molto appassionato della musica a 360 gradi in generale, dalla musica classica alla musica operistica, e chiaramente andando a stringere un po', per esempio per il concerto di stasera, noi suoneremo della musica che ha a che fare ovviamente con il repertorio del songbook americano dei grandi compositori. Ogni tanto c'è qualche deviazione in Sud America, e soprattutto poi grazie anche all'ospite che abbiamo stasera, che è Emanuele Marsico, che è un bravissimo cantante, un bravissimo trombettista, suoneremo anche dei brani della tradizione nostra italiana, che non hanno niente a che invidiare ai grandi compositori americani quali Cole Porter oppure George Gershwin. I Young Lions sono tre ragazzi giovani che io ho conosciuto nell'ambito di Siena Jazz, perché io insegno lì al biennio, sono musicisti stratosferici, soprattutto che gli piace suonare un repertorio non, diciamo, attuale per quanto riguarda le composizioni. Sono Sergio Aloisio Rizzo alla chitarra, grande amico, Francesco Tino al basso elettrico, altro grande amico, e Simone Brilli alla batteria. E poi appunto Emanuele Marsico alla tromba e alla voce. Il concerto anche questa volta ha visto numerose presenze sugli spalti, con il pubblico soddisfatto della serata e in generale del programma del Django 2023. Fantastico, assolutamente fantastico, mi è piaciuto tanto. Una musica che porta sorriso. È stato un piacere notevole, anche per la montagna pistoiese, avere ogni tanto questi concerti che fanno veramente piacere.
Dalla musica all'arte, per far questo andiamo al Palazzo del Turismo di Montecatini Terme. La mostra inizia proprio con uno scorcio sull'Etna e il castello di Buggiano, e quindi diciamo rivela dall'inizio le origini siciliane dell'autore, che però poi viene adottato dalla terra toscana, e quindi la mostra qui a Montecatini per ricordare che lui cresce in questa zona. È lo stesso artista Salvatore Sardisco a presentare la bella mostra che espone le sue opere al Palazzo del Turismo di Montecatini Terme, curata dalla storica d'arte Isabella Pileo di Lucca. Perché Sentimenti d'autore? Nasce perché ho voluto imprimere sulle tele l'esperienza della mia vita o parte di essa, in modo che le persone potessero in qualche modo continuare a vedere anche dopo la mia morte un po' di arte figurativa che rappresenti appunto i sentimenti che io come artista provavo mentre dipingevo queste opere. L'arte per me è stata appunto un'ancora di salvataggio con la quale io ho potuto in qualche modo esorcizzare quella rabbia e quel dolore accumulato negli anni. Queste sono le tue figlie raffigurate, no? Sì, sono le mie figlie che dopo oltre 20 anni sono riuscito a dipingerle. È come se avessi esorcizzato in qualche modo il dolore della morte di mia figlia Angela. Le opere sono esposte nelle 3 sale, suddivise per tematiche, l'amore, gli autoritratti e ritratti di famiglia, per finire nella sala rotonda le etnie, ritratti di donne di diverse culture. Salvatore è esponente della pittura del territorio, è un validissimo iperrealista, come lo definisco io, non nel senso proprio tecnico del termine, ma è uno che figurativo, che fa cose veramente, veramente reali. È ospitata al Palazzo del Turismo, il Palazzo del Turismo diventa parte di una strategia culturale cittadina che si affianca quindi alla mostra che c'è al MOFA, alla mostra che c'è alle Tamerici in corso, e permette la possibilità di fare un piccolo sistema di aree espositive, quindi a disposizione sia della città che dei turisti ospiti in questa stagione. La mostra di Salvatore Sardisco Stilus sarà visitabile fino al 23 settembre. Rimaniamo in Val di Nievole per fare degli auguri speciali a Nonna Vera, che ieri ha compiuto 100 anni. Gli auguri dell'amministrazione comunale di Pieve a Nievole per Vera Niccoli, che ha raggiunto quindi il secolo di vita. Il sindaco del comune pievarino, Gino Dio l'aiuti, è andato a trovarla, un traguardo importante per Vera, ha detto il primo cittadino, che ha spento le candeline, le 100 candeline. Insieme a lei c'era la sorella Rita, che a breve raggiungerà Vera nel ristretto club dei centenari, per un rapporto che le vede legatissime e inseparabili. Torniamo verso Pistoia, ma ci fermiamo a Serravalle perché si è conclusa ieri con la processione, la festa grande per San Lodovico, patrono del paese. Vediamo. Nel tardo pomeriggio di sabato Serravalle Pistoiese ha celebrato il suo patrono, San Lodovico, e lo ha fatto con la messa solenne che ha poi dato avvio alla processione per le vie del paese. La storia riporta che intorno al 1300 i lucchesi assediarono duramente il paese di Serravalle, con gli abitanti che furono quindi costretti ad una lunga ed estenuante resistenza. Secondo la tradizione, gli stessi abitanti riuscirono a sconfiggere il nemico grazie all'apparizione di San Lodovico d'Angiò, che molti anni prima, quando era ancora bambino, era stato ospitato con benevolenza dai serravallini durante un suo pellegrinaggio. Proprio per questo il santo si sarebbe ricordato di loro compiendo il miracolo proprio nel giorno del 19 agosto. Da allora fu stabilito che San Lodovico divenisse patrono di Serravalle e che si celebrasse ogni anno una festa in suo onore. Siamo proprio al posto di grande miracolo che fece San Lodovico nel 1306, salvare proprio questo paese di Serravalle, e poi nell'arco della storia, trasmessa da bocca a bocca, poi un po' scritta anche, e fece non solo questo miracolo, anche tanti altri miracoli, e proprio tanto apprezzati da serravallini,
e per questo questo santo, San Lodovico, è tanto, diciamo, presente nella vita dei tanti saravellini, e non solo dei saravellini, tanti che anche vengono per ricordare la storia di questo santo. La sua vita era breve, molto, molto fruttosa, nel senso ha fatto tanti frutti, ha vissuto solo 23 anni e mezzo praticamente, però ci ha già lasciato bella testimonianza di fede. Lo possiamo chiamare l'uomo del cielo, che la sua vita era proprio preghiera, rivolto al Signore verso lassù, e poi angelo sulla terra. Infatti la sua vita, prima di essere sacerdote, poi il vescovo, sempre rivolta per essere angelo per i malati, sofferenti, carcerati, prigionieri, perseguitati, per tutti. Per questo è il sangue francese, però di spirito francescano, come San Francesco, è proprio imitatore di San Francesco e innanzitutto imitatore di Cristo Gesù. La processione ha concluso la parte religiosa della festa di San Lodovico. Ovviamente c'è stato un appendice con i fuochi d'artificio. Vediamo un minutino di fuochi che riguardano la festa di Serravalle. Fanno già un certo effetto vederli in televisione, immaginiamoci dal vivo. Ieri, siamo passati allo sport, c'è stata un'amichevole anche per quanto riguarda il Ponte Buggianese, che parteciperà al prossimo campionato di eccellenza insieme alla Val di Nevole Montecatini. Ebbene, la formazione di Enrico Gutili è stata battuta di misura per 3-2 dal Taolo Altopascio, sulla cui panchina siede tra l'altro l'ex arancione Simone Venturi, che invece si appresta ad affrontare la Serie D per il secondo anno consecutivo. Bella prova del Montecatini, che tra le mura amiche si è imposto per 6-0 alla Folgor Marlia, team che milita in prima categoria. Infine ieri, vi avevamo già ricordato ieri sera, a proposito di Serie D, la Janese si è imposta per 2-0 sul campo della Lastrigiana, che è una formazione che partecipa al campionato di eccellenza toscana. Sono tutti risultati che lasciano il tempo che trovano, perché ovviamente sono in una fase particolarmente delicata della preparazione, però insomma è per dovere di cronaca. Nasce il centro di formazione calcistico femminile Inter. Il progetto nasce dalla collaborazione tra due società, il Tau Altopascio e la S di Olmi di Quarrata. Si tratta di un centro di formazione Inter indirizzato alle ragazze residenti nelle province di Lucca, Pistoia e Prato, di età compresa tra i 10 e i 15 anni. Sarà portato avanti con una stretta collaborazione con la società milanese. Il Tau Calcio è già da 10 anni centro di formazione Inter per il settore maschile, che prevede visite degli istruttori dell'Inter, ovviamente, che trasmetteranno le loro metodiche di lavoro, visite delle ragazze presso le loro strutture e partecipazione a tornei con altri centri di formazione dell'Inter. Saranno a disposizione per questo progetto 3 strutture: il campo Caramelli di Vignole di Quarrata, lo stadio di Altopascio, il centro sportivo di Badia Pozzeveri.
Buona la prima per la Pistoiese 2023-2024 al Marcello Melani di Pistoia contro il Belvedere, squadra che milita per la prima volta in promozione, che è stata neopromossa nella scorsa stagione, squadra del Grossetano. 2-0 il punteggio finale tra le due squadre, dove si è vista una Pistoiese abbastanza gagliarda dal punto di vista delle occasioni e della voglia anche di dimostrare anche al mister Consonni, per tanti interpreti che sono stati impiegati quest'oggi, tanti giovani ma anche tanti giocatori esperti, l'11 che ancora non si può definire quello titolare ma ha visto l'impiego di giocatori importanti come Marquez, la prima punta, che oggi è apparsa un po' nervosa per certi versi, insomma, durante la partita, poco servita dai propri compagni, ma si vede che è una Pistoiese in cui ancora mancano alcuni meccanismi, ricordiamo sono solo pochi giorni di preparazione e questo influisce tantissimo sullo sviluppo del gioco degli arancioni. Bene però, insomma, tutta la squadra in generale, due gol che arrivano, uno sugli sviluppi di un corner nel primo tempo dove Tanasa impatta di testa sul primo palo e batte il portiere avversario, secondo gol invece che avviene nel secondo tempo con il gol di Lombo che riesce a sfruttare una disattenzione da parte della difesa del Belvedere e a ribadire in porta il 2-0 degli arancioni che rischiano nella ripresa però di subire l'unico gol da parte degli ospiti quando una disattenzione da parte del estremo difensore arancione del capitano Davi, questa disattenzione ha quasi portato, diciamo così, a subire il gol su penalty che non è stato realizzato dal numero 19 invece del Belvedere. Molto bene Diodato, giocatore numero 7 proveniente dall'Empoli, classe 2005, molto giovane ma ha fatto vedere grandi cose soprattutto nei primi 45 minuti. Bene anche Ferrandino, che è stato uno degli uomini pericolosi della squadra di Consonni, quello che probabilmente è riuscito anche a fare più da collante tra la fase difensiva e la fase di attacco da parte della Pistoiese. Ricordiamolo, oggi essendo una partita amichevole non ci si aspettava grandi presenze, invece la Pistoiese e i pistoiesi soprattutto hanno risposto presenti con tanti ingressi, quindi una cornice importante e che dimostra ancora il grande amore per i colori arancioni da parte di tutta la città di Pistoia. Per quanto ci riguarda invece è tutto, grazie per la cortese attenzione e buon proseguimento di serata.